Il regno della divina volontà contiene lo stesso argomento, la sua vita del tempio. O mamma regina, eccomi come la tua figlia al tuo fianco per seguire i tuoi passi nell'entrare nel tempio. Ed o come vorrei che la mamma mia prendesse la piccola anima mia e la chiudesse nel vivo tempio della volontà di Dio, che mi isolasse da tutti ogni cuore del mio Gesù e della sua dolce compagnia. Figlia mia carissima, com'è dolce il tuo sussurro al mio udito e sentirti dire che vuoi essere chiusa da me nel vivo tempio della divina volontà e che non vuoi altra compagnia se non quella del tuo Gesù e la mia. Ah, figlia cara, tu mi fai sorgere nel mio materno cuore gioie di vera madre e se ciò mi farai fare, io sono certa che la figlia mia sarà felice, le mie gioie saranno le sue e davvero una figlia felice è la più grande felicità e gloria di un cuore materno. Ora ascoltami, figlia mia, io giunsi nel tempio solo per vivere in volontà divina. I miei santi genitori mi consegnarono la superiore del tempio, consacrandomi al Signore, e mentre ciò fecero io ero vestita a festa. Si cantarono inni e profezie che riguardavano il futuro Messia. E dopo mi gioiva il mio cuore. Dopo diedi con coraggio da Dio i miei cari e santi genitori. Baciai la loro testa e ringraziai della cura che ebbero della mia infanzia e che con tanto amore e sacrificio mi avevano consacrata al Signore. La mia presenza pacifica, senza piangere, coraggiosa, infuse in loro un tale coraggio che ebbero la forza di lasciarmi e partirsi da me. La volontà divina imperava su di me e stendeva il suo regno in tutti questi atti miei. O potenza del Fiat, tu sola potevi darmi l'eroismo che, sebbene così piccina, ebbi la forza di distaccarmi da coloro che tanto mi amavano e che io vedevo che si sentivano spezzare il cuore e separarsi da me. Ora, figlia mia, ascolta. Io mi chiusi nel tempio e lo volle il Signore per farmi stendere i miei atti che dovevo fare in esso nel regno della divina volontà, per farmi preparare il terreno con i miei atti umani ed il cielo che doveva formarsi sopra questo terreno della divina volontà per tutte le anime consacrate al Signore. Io ero attentissima a tutti i doveri che si usavano di fare con l'uomo santo. Io ero pacifica con tutti, né diedi mai amarezze e disturbo a nessuno. Mi sottoponevo ai servizi più umili, non trovavo difficoltà nulla, né a scovare né a fare piatti. Qualunque sacrificio era per me un onore, un trionfo. Ma vuoi sapere perché? Io non guardavo nulla, tutto per me era volontà di Dio. Sicché il mio campanello che mi chiamava era il Fiat divino. Io sentivo il suono misterioso del volere divino che mi chiamava nel suono del campanello e il mio cuore gioiva e correva per andare dove il Fiat mi chiamava. La mia regola era la divina volontà e i miei superiori li vedevo come comandanti di un volere così santo. Quindi per me il campanello, la regola, i superiori, le mie azioni, anche le più umili, erano gioie e feste che mi imbandiva il Fiat divino, il quale, stendendosi anche fuori di me, mi chiamava a stendere la sua volontà per formare il suo regno nei più piccoli degli atti miei. E io facevo come il mare, che nasconde tutto ciò che possiede e non fa vedere altro che acqua. Così facevo io, nascondevo tutto nel mare immenso del Fiat divino e non vedevo altro che il mare di volontà divina. E perciò tutte le cose mi portavano gioie e feste. Ah, figlia mia, nei miei atti correvi tu e tutte le anime. Io non sapevo fare nulla senza della mia figlia. Era proprio per i figli miei che io preparavo la divina volontà.
Ah, se tutte le anime consacrate al Signore nei luoghi santi facessero scomparire tutto nella divina volontà, come sarebbero felici e convertirebbero le comunità in tante famiglie celesti e popolerebbero la terra di tante anime sante. Ma, ahimè, debbo dir loro con dolore di madre, quante amarezze, quanti disturbi, discordie non ci sono, mentre la santità non sta nell'ufficio che a loro tocca, ma nel compiere la volontà divina in qualunque ufficio che venga loro assegnato. Essa che è la pacera delle anime, la forza e il sostegno dei sacrifici più duri. Bene, questa meditazione è la prosecuzione di quella della volta scorsa che avevamo, ricorderete, tra l'altro anche il mese di novembre, a pochi giorni, erano i primi del mese di dicembre, a pochi giorni dalla festa della presentazione di Maria Bambina al Tempio, che la Chiesa celebra il 21 novembre. Abbiamo visto la volta scorsa l'episodio dell'arrivo al Tempio, qui la Madonna prosegue, il commiato dai suoi genitori con il momento dell'ingresso al Tempio e la sua vita nel Tempio di Gerusalemme. Avrete fatto caso che alcune considerazioni sono dalla Madonna rivolte particolarmente alle persone consacrate, perché la vita di Maria Bambina nel Tempio è immagine, un modello anzitutto delle persone consacrate, cioè di coloro che si offrono al Signore completamente in un'emulazione che è quella poi della vita religiosa. Evidentemente però il 90% delle considerazioni che la Madonna fa possiamo e dobbiamo farle nostre, perché non sono ovviamente limitate a chi vive la vita consacrata. Dividiamo come sempre, perché ci sono diversi spunti su cui meditare. E la Madonna comincia a lodare il desiderio di questa anima di Luisa di Carrete, che dice: ah, io non vorrei altro che essere chiusa nel vivo tempio della divina volontà. E questa è la prima cosa necessaria per accostarsi a questo mondo. Chi si accosta al mondo della divina volontà deve aver già fatto un cammino di conversione, evidentemente, aver compreso fondamentalmente una cosa basilare, che nella mia vita io quanto più mi avvicino a quello che Dio vuole e tanto meglio è per me e per tutti, quanto più mi allontano facile o difficile che sia, gradevole o sgradevole che passi, tanto peggio è per me e per tutti. Vi invito sempre a considerare la ricorrenza continua, non solo negli scritti dedicati alla Madonna, questa è un'opera ben precisa, tra l'altro vi ricordo scritto quanto racconta Luisa proprio sotto dentatura della Madonna, queste 31 meditazioni per il mese di maggio, ma anche negli altri scritti, quando si parla di questo argomento. Sarebbe da farci uno studio, ma adesso con gli strumenti elettronici, quante volte ricorrono due termini in continuazione: gioia e felicità, 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 poi in continuazione. Se ciò mi farai fare, la Madonna dice a Luisa, io sono certa che la mia figlia sarà felice, le mie gioie saranno le sue, ed avere una figlia felice è la più grande felicità, è quella di un grande. Questo è un altro discorso di fondo fondamentale, cioè che Dio ci rivela la sua volontà e vuole che noi viviamo in essa, perché noi siamo felici. Questo lo dicevo già nella Sacra Scrittura, già nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, se vi ricordate, quando Mosè parla al popolo e dice: guarda, io oggi ti metto davanti la via del bene e la via del male, scegli la via del bene perché sia felice tu, i tuoi figli e la tua famiglia. D'accordo? Questo è un punto fondamentale, tante volte, tanti anni l'ho sempre ricordato, cioè che si deve scardinare un meccanismo mentale, cioè che se io faccio quello che Dio vuole, faccio una cosa che è brutta, però la faccio perché la vuole Dio, quindi io faccio un favore. Questo è una perversione mentale, mi si perdoni il termine, non ovviamente in senso dispregiativo, ma che si porta presso un sacco di gente, capite? Perché è per questo che la gente non osserva la legge di Dio, perché non crede e se osserverà la legge di Dio sarà felice nella sua vita personale. Anche qui vede soltanto gli aspetti che ci sono in parte, di rinuncia, di sacrificio, qualche cosa, guarda quelli e dice: no, io
questo non lo voglio fare, quindi continua a vivere di volontà propria, illudendosi che se fa tutto quello che gli pare sarà contenta, ma così non è. E la prova di questo non c'è stata fare comunque chissà quale discorso. Guardiamoci in giro, guardiamoci in giro, non per giudicare le persone, che non vanno giudicate, perché le persone poverine non si rendono conto di quello che fanno, ma guardate le facce che ci stanno in giro, guardate bene dove stanno queste facce così felici, gioiose e contenti, ecco, che trasudano poi dei modi come quelli che la Madonna adesso poi ci ha raccontato in parte, ecco. E che se stiamo in questo mondo diventano tipici anche del nostro modo di agire, no? Questo è il proprio. La prima parte poi è l'eroismo di questa bambina nel separarsi dai genitori. Io non ci posso pensare come hanno fatto San Gioacchino e Sant'Anna ad andarsene da lì, non lo so, ecco, ci sono riusciti perché, vedete, la Madonna è stata una bambina di 3 anni senza piangere e coraggiosa, e gli si spezzava il cuore, quindi dice solo la potenza del Fiat divino, perché poi quando noi viviamo la divina volontà, la divina volontà ci dà la forza e l'eroismo di fare delle cose che di per sé sarebbero assolutamente sproporzionate, spropositate. Cioè, questa era comunque una bambina di 3 anni, d'accordo? Quindi da 3 anni, insomma, lasciarti da coloro che ti amavano così immensamente, perché Sant'Anna e San Gioacchino non è che l'amavano di più, cioè era uno strazio. Poi, da coloro che tanto mi amavano, anche io vedevo che si sentivano spezzare il cuore per separarsi da me. Io questo in parte l'ho vissuto, insomma, quindi vi assicuro che se tu vedi un genitore, se tu parti per servire il Signore, comincia a soffrire parecchio, insomma, anche da adulti è tanta roba, insomma, immaginiamo una bambina di 3 anni, no? Ma questo ci fa comprendere anche la potenza, la forza. Cosa ha detto Gesù nel Vangelo? Chiunque crede in me compirà le opere che compio e ne farà di più grandi, perché io vado al Padre. Nulla è impossibile per chi crede, nulla. Nulla. E noi abbiamo delle testimonianze continue, insomma, di milioni di martiri, insomma. Non è per nulla che il giorno dopo Natale la Chiesa ci fa celebrare Santo Stefano subito, come ho detto nel nome di Santo Stefano, no? Perché? Perché nel nome di Gesù, in forza della potenza del nome di Gesù, un uomo può giungere anche a immolare la vita in modo cruento, in modo violento. Insomma, morire essendo presi a sassate non credo che sia una cosa molto entusiasmante, insomma, pure quello che è morto cioè, con la pace, la gioia nel cuore, pregando con quelli che lo prendevano a sassate, appunto, questo ha fatto Santo Stefano, no? Ecco, poi c'è la parte centrale che è quella che a me ci interessa di più. Numero uno, ecco, attenzione a quello che la Madonna dice, la sua presenza lì, così come tutto quello che ha fatto nella sua vita, questo è identico in Maria e in Gesù, sono la stessa identica cosa. Cioè tutti quanti gli atti nella divina volontà, cioè perfettissimi da lei compiuti, non erano fatti solo per lei, cioè per la sua santità ed eroismo personale, così come quelli che ha fatto Gesù. Ma siccome Gesù è il Redentore e la Madonna è la co-redentrice, quello che loro hanno fatto nella vita terrena era ed è adesso a beneficio di tutti. Cioè quando la Madonna faceva le cose più umili lodando il Signore, adesso lo vedremo, guardando la divina volontà, lo faceva perché noi già da quegli atti avessimo la forza e la possibilità di rifare le stesse cose con il loro aiuto. Non so se riesco a farmi comprendere. Quindi le azioni che loro compivano, anche le minime azioni, anche un minimo pensiero, erano sempre fatte con il pensiero di essere, di agire in rappresentanza e a nome di tutta l'umanità. Quindi chiunque vuole partecipare di questi loro meriti lo può fare, basta semplicemente che faccia una scelta profonda nel cuore di voler vivere così e di voler prendere, come si dice tecnicamente, questi atti da loro e farli propri. Questo è un altro passaggio. E questo la Madonna lo spiega dicendo: lo volle il Signore che stessi nel Tempio per farmi stendere i miei atti nel regno della divina volontà, stendere i miei atti, queste sono le espressioni tecniche di questi scritti, nel regno della divina volontà,
per farmi preparare il terreno con i miei atti umani per tutte le anime. In particolare, ovviamente, mi fa riferimento a quelle consacrate. Ed ecco un po' un piccolo estratto di quello che era la vita della Madonna nel Tempio, di quella che era la vita, della divina volontà, che non sono chiacchiere, sono opere sante. Allora, io ero attentissimo a tutti i doveri che si usavano in quel luogo santo. Uno, questo vale per tutti. I nostri, tutti quanti abbiamo dei doveri, tutti. Dei doveri nei confronti della famiglia, dei doveri nei confronti della comunità ecclesiale, dei doveri nei confronti dello Stato. Quello nei confronti dello Stato ce l'abbiamo, perché siamo cittadini. Dei doveri nei confronti del prossimo. Allora, vivere nella divina volontà, quando questo accade, raffina la coscienza, cioè si comincia ad essere sensibili, a verificare se, come, quanto io osservo tutti i miei doveri nei confronti delle persone vicine, nei confronti dei familiari, nei confronti degli amici, nei confronti dei colleghi, nei confronti della parrocchia, nei confronti del parroco, del vescovo, nei confronti del Papa, nei confronti della Chiesa, nei confronti dello Stato, delle leggi dello Stato, delle tasse, tutto piano piano entra dentro questo orizzonte, perché dove c'è un dovere c'è sempre una manifestazione della divina volontà. Questo ce lo dobbiamo mettere in testa, d'accordo? Capite? Noi guardiamo sempre le cose materiali, adesso lo vedremo qui, che poi la Madonna non spiega il segreto. Che io stessi a lavare gli atti, o che stessi in coro a cantare la parola di Dio, era la stessa identica cosa. Identici, lavare gli atti. La Madonna, quando questo discorso, dice, non conta l'ufficio che tu compi, conta che quello che stai facendo è la volontà di Dio. Faccio una domanda. È più grande essere papa o è più grande essere parroco di Sermoneta? È la stessa cosa. Non è uno scherzo. Purché io stia qui per volontà di Dio, e purché il Papa stia seduto dove sta per volontà di Dio, punto. Non conta quello che fai, capite? Perché questo non viene deciso da te. Conta che tu, quello che Dio vuole che faccia, lo faccia con la massima perfezione possibile. Quanti esseri umani hanno chiaro questo concetto, per esempio? Quando sempre il Papa ha scritto l'enciclica sulla santità, non l'enciclica, l'esortazione apostolica, mi sembra che sia, che parlava dei santi della porta accanto, diceva questo. Certo, chi è che fa proprio un cuore che va agli onori dell'altare? Sono quei santi che il Signore li ha chiamati a fare delle opere grosse, capire, anche a beneficio del prossimo, quindi che non passavano inosservate. Ma quel santo, che tu pensi a Giovanni in Bosco, quanti ragazzini ha tolto da mezzo alla strada, che è vero, ricordo quanto bene ha fatto, verissimo. Ma una povera vecchietta di Sermoneta che non conosce nessuno e che è morta, non so, 70 anni fa e che ha fatto 10 figli in silenzio, sapendo tutte quante le angherie del marito, si è cresciuta 10 figli andando sempre a messa dicendo 200 rosari, quello non c'è niente da invidiarsi, ma che cosa è? Non ci andrà mai a Piazza San Pietro con la foto che scende dalla Giove e Santa, non so, Francesca Cacciotti che va con giù. Non ci andrà mai, ma quello in paradiso sta così, sta perché ha fatto quello che voleva che il Signore facesse. Quella donna era nata per essere madre dei 10 figli in un paesino sperduto della provincia, tanto bello del lago Pontino, e quella era la sua strada di santità. Non era diventata nata né per fare la superiora di monastero, né per fare l'educatrice del mezzo mondo come Sant'Angela Merici, no, era nata per fare lui. Ecco perché questa via è accessibile a tutti, perché la persona più analfabeta di questo mondo può diventare un fenomeno nel regno della divina volontà perfettamente, d'accordo? E dare i punti ai dottoroni, ai professori e ai titolati, capite? Pacifica con tutti come intenzione, né diedi mai amarezza e disturba nessuno. Questo è proprio, il Papa dice sempre questo, mi piace tanto questa espressione, a livello molto dice, cioè, mettetevelo bene in testa. Fate attenzione quando fanno un video che sta dicendo qualcosa, cioè, mettetevelo bene in testa. Ecco, questo dobbiamo metterlo bene in testa. Ero pacifica con tutti. Dio si trova.
trova, lui si trova alla pace. Qualunque volta voi vedete in chi, per qualunque motivo, fosse pure la cosa più santa di questo mondo, un atteggiamento non pacifico, ma proprio pacifico, pacifico, cioè belligerante, polemico, aggressivo, lì Dio ancora non c'è. Ci sono degli stati, perché le anime buone passano da certi stati, capite? Cioè, penso, prima combattevo, lo fa la rivoluzione comunista, poi combatto col Vangelo, nella prima cosa che mi metti a voglia di insomma, perché dato la rivoluzione dall'altra parte la stessa cosa. Questo è un passaggio già importante, che alcuno ha cambiato bandiera, come dice Sant'Ignazio, almeno combatta la buona battaglia, ma il passaggio ulteriore è che si combatte sempre il Vangelo, ma con lo stile della pace, senza aggredire, senza fare polemiche, senza insultare, senza attaccare, senza nulla di tutto questo. Gesù non faceva così, punto. La Madonna non faceva così, quindi Dio non vuole che si faccia così. Se tu tendi alla perfezione della vita della divina volontà, quei modi di fare li devi archiviare. Ci vuole tempo, ci vuole un po' di fatica, però innanzitutto ci deve essere una chiarezza mentale. Io sono veloce, lo dico insomma perché quando noi abbiamo una chiarezza mentale è un pochino più facile, perché tu dici no, sì, però se dice anche parlare con lui, no, quando ci vuole c'è poco, non ci può mai, capito? Perché se tu pensi ancora che quando ci vuole c'è poco, dici sì, in teoria no, però ogni quando ci vuole c'è poco. Sono delle forme mentali che poi alimentano il nostro modo di agire, di dire no, non ci può mai, perché questa cosa a Dio non gli piace. Quindi quando ci cado, a causa della mia perdonante debolezza, sì, sono state tante buone motivazioni, ma è una cosa da rettificare, da correggere. Dio non mi dice bravo, non mi dirà bravo. Questo lo dovete bene in testa. Pacifico con tutti. Poi, attenzione, non dite mai, amarezze e disturbo, sono due cose differenti. Amarezze, dispiacere al prossimo. Ci sono tanti modi per dare dispiaceri, vedete? Diretti, un disturbo, non un disturbo, un'espressione sgarbata che ti fa rimanere male, e un modo di trattarti non troppo bene. Dire una cosa, avete visto, no, per esempio, noi molte volte veniamo a conoscenza di tante cose, no? Magari brutte, magari sono una cosa brutta che riguarda il prossimo. Che faccio? Me lo dico o non glielo dico? Vedete come si impara piano piano a fare discernimento. Bisogna distinguere. Perché se è una cosa che dirglielo, come dire, lo può aiutare ad evitare un problema, e ad essere, come dire, prudente su certe questioni, è meglio dirlo. Ma se non serve a niente, che tanto è una cosa, cioè se può fare niente, solo una cosa brutta, è meglio risparmiare un dolore inutile. Risparmiare il dolore al prossimo è un atto di carità, cioè non ci impressioniamo di queste cose, cioè questa è la perfezione assoluta, capite? Cioè non è così, no? Ma se facciamo così diamo tutti all'inferno, no, non si va all'inferno se non si fa così, però capite, vivere questa vita significa arrivare al top della perfezione. È chiaro che noi, cioè chi di noi non vorrebbe vicino per esempio una persona che non ci dà mai amarezza e non ci dà mai disturbo ed è sempre piena di pace, ci tratta sempre bene, alzi la mano, io non vorrei più vicino, una moglie così, un marito così, un figlio così, cioè, capito? E perché lo vorremmo? Perché capiamo che questa sarebbe una benedizione, una cosa bellissima, e allora cominciamo o non per arrecare disturbo a nessuno, la delicatezza, no? Perché si disturba in tanti modi, cioè arrecare disturbo gratuito al prossimo, la Madonna non dà fastidio a nessuno. Ma non dà fastidio a nessuno, manca adesso. Provate a vedere le apparizioni di relazioni mariane vere. Che cosa fa? Parla a pochi, poi dice: figlioli miei, vi invito, vi esorto, vi chiedo, qualche volta addirittura vi prego. Se la Madonna non la vuoi, che c'è qualche problema? Fai finta che non esista. Ti occupi di altri, non ci pensi, è finito il discorso. Pure Gesù non dà mai disturbo, non lo disturbo manco quando è nato, non lo disturbo a nessuno, capite? Il non arrecare disturbo al prossimo è una grande opera di carità. Poi,
Gli sottoponiamo ai servizi più umili. Noi dobbiamo ricordarci che la Madonna ancora non lo sapeva bene chi era, d'accordo? Certo, sapeva che stava spesso in contatto con il nostro Signore, ma sappiamo che non sapeva, che lei non sapeva né di essere immacolata né di essere chiamata a diventare la madre di Dio. Però sottoponete ai servizi più umili, capito? Quindi questa profondissima umiltà, e lo faceva con la massima naturalezza possibile, cioè, capito? Uno deve dire, l'ho messa a lavare i piatti, insomma. No, spazzare per terra e lavare i piatti, nessun problema. Ci sono stati anche grandi uomini di chiesa, perché sapete che muova di moda sempre a parlare male degli uomini di chiesa, per carità, già in tante circostanze non hanno dato un bello spettacolo, quindi pazienza. Però per esempio San Bonaventura da Bagnoregio, vescovo e dottore della chiesa francescano, quando gli arrivò la nomina episcopale da parte del Papa, io l'ho visto il luogo dove sono stato, nel fatto migliore della settimana, e c'è ancora il cappello da vescovo attaccato a un gancio, lui stava nel lavatoio fuori del convento a lavare i piatti, ed era già un pezzo grosso, insomma, perché la sapienza di San Bonaventura del Bagnoregio, insomma, la tesi dottorale di Ratzinger, Papa Benedetto, è stata fatta su un testo fondamentale di San Bonaventura da Bagnoregio, non solo di lui, ma insomma è una mente, capite, c'è un'intelligenza straordinaria, raffinata, nascono pochi di gente così, insomma, e lui stava tranquillamente a lavare i piatti, perché il professor Bonaventura stava nel convento a lavare i piatti, tranquillo. Il Papa per nomina vescovo, con i piatti non li lavora, andava a fare vescovo, finito il discorso. Capito? Proprio con la massima tranquillità possibile. Ecco, anche questo, no? Cioè, sapete che un giorno San Francesco di Paola, un altro grande santo, c'era Luisa, per chi segue la meditazione, abbiamo meditato recentemente, e Luisa dice, ma come faccio a sapere se quello che sto facendo è volontà di Dio oppure no? Sapete che gli ha detto San Francesco di Paola, no? Un grande santo. Guarda, se non vuoi essere sicuro, devi farti questa domanda: se Dio volesse che io adesso facessi il contrario di quello che sto facendo, lo farei? Te la devi porre nel cuore questa domanda, perché nel cuore le bugie non si possono dire, perché noi lo sappiamo come stanno le cose dentro di noi, noi ci difendiamo davanti al prossimo, cominciamo a dire ma no, non è per questo, tutto è credibile. Ogni tanto ci proviamo pure davanti al Padre Eterno, perché siamo un pochino scemotti, secondo me, che parleremo, non possiamo ingannare, ma tu se ti senti dentro il tuo cuore, tu le sai le risposte esatte alle domande. Tu faresti il contrario di quello che stai facendo adesso, tutt'altra cosa, rinunceresti a ogni cosa. Dio dice pulisci tutto, ma tutto lo fai? La risposta sta nel cuore, perché poi lavori gradassi che dicono sì, lo faccio subito, ma dentro il cuore lo sanno, beh sì, allora facciamo una prova. Quando uno vuole avere una certezza, cominciamo a fare qualche prova. Qual è una cosa che mi piace tanto? La offriamo al Signore, sì o no? Se la prova la subito, diciamo forse. Ma stare in questa dimensione vuol dire che, capite, cioè, non è importante quello che noi facciamo, è importante che Dio voglia che tu faccia quella cosa. Perché la cosa più grande di questo mondo, se tu la fai senza la volontà di Dio, Dio si gira dall'altra parte. E la cosa più piccola di questo mondo, se tu la fai nella volontà di Dio, Dio si china e la guarda. Questo è un concetto fondamentale che dobbiamo interiorizzare. Ecco, la Madonna prosegue: qualunque sacrificio era per me un onore, un trionfo, un onore. È un onore per te metterti al di sotto delle persone, qualcuno ti parla male, tu stai zitto e se non incontri per strada lo saluti, e se esce un discorso su quello che sei, che ha parlato male, magari dici pure qualcosa di buono su quella persona lì, perché è tanta roba che sto viene. Allora, attenzione però, vuoi sapere il perché? Qual è il segreto? Io non guardavo nulla, tutto per me era volontà di Dio. Facciamo un esempio che ho fatto prima. Sai che una persona ha parlato male di te, ti arriva questa cosa qui, ti
arriva anche la ferita in questo ospedale. Tu che pensi? 10 secondi di silenzio, rispondo: tu che pensi? Ah, questo è un disgraziato, parla pure male di me e gli hanno fatto tutte le cose dovendo in questo mondo, eccetera, eccetera. Ah, questo è un ingrato, ah, questo giudica, ah, parla male di me, non sapessi qui quante ne ha fatte. Cosa sono questi? Può darsi che siano vere queste cose qui, eh? Cosa sono questi? Te lo dico io. Ragionamenti di volontà umana. Il santo cosa vede? Ha parlato male di me, allora, certamente Dio non approva la maldicenza, quindi non li ha, come dire, tetto di fare quella cosa. Ma siccome non si vuole, voglia che Dio non voglia, quella maldicenza che il Signore, se quella persona non si converte a suo tempo, punirà facendo i conti, questo teniamo sempre presente, Dio l'ha permessa e ha permesso che a me mi arrivasse. Perché? Forse perché doveva essere semplicemente un po' umiliato, che ci fa sempre bene, o mortificato, ci fa sempre bene, oppure forse può essere pure dell'altra cosa. Chi arriva a questo sta già molto avanti nella divina volontà. Sì, ha parlato male, però la cosa che dice un po' vera è, cioè io questa circostanza mi sono veramente comportato un po' male, questa cosa mi ha fatto veramente un po' male, e quindi nonostante che questo sia una carogna, perché lo è, mi parla male alle spalle, eccetera eccetera, siccome io ci vedo la divina volontà, mi prendo una mortificazione, e se c'ha ragione, quasi quasi lo ringrazio, perché mi ha fatto capire una cosa, da oggi in poi cercherò di fare meglio su quel difetto, su quel problema. Capito? Non si tratta di fare, cioè, quando uno ne parla di queste cose, è molto facile a parlarne, però l'importante è capirne le dinamiche, perché questo è. La vita di un santo non è una vita strana, capite? Anche questo quando Francesco l'ha spiegato da Gino, non è una vita strana, cioè il santo fa esattamente la vita che fanno tutti i comuni mortali, ma è l'interno del santo che è diverso, perché certamente l'interno poi travasa nell'esterno, perché è chiaro che se io penso questo quando arrivo una maldicenza, è evidente che io non mi arrabbio, è evidente che non ricambio maldicenza con altra maldicenza, è evidente che non vado a prendere quello che ha parlato male di me, non di meno, questo è chiaro. Ma questo perché lo faccio? Perché c'è questa operazione interiore dentro di me che cambia l'esterno. Vedete come l'espressione che usa la Madonna dice: per me c'era il mare della divina volontà. Ma sapete che è l'anima della Madonna, voi sapete quanto sono profondi alcuni oceani che sono, cioè sapete quante cose sono nella terra, noi non vediamo niente, no? Noi dobbiamo imparare un po' di spirito contemplativo. Io quando ho fatto qualche viaggio sull'aereo, qualche transoceanica, a questo mare finisce mai questo aereo, se sta dei urli, ma che ci sta là sotto? Sapete quanta roba ci sta là sotto? Mo' perché abbiamo le super riprese, le super telecamere, i documentari della vita che ci sta sotto, ma sapete per quanti millenni nessuno sapeva niente. Perché come fai a sapere quello che accade a 200 metri di profondità? Se non c'è le cupole, i gas che contengono la pressione per millenni, no, non ha saputo niente. Ma lì dentro c'è una vita pazzesca, cioè, capite? Allora la Madonna nuotava dentro di sé, dentro questa conoscenza continua della volontà di Dio, che la abilitava a fare tutte queste cose, a cogliere tutte quante queste sfumature, tutti quanti, e a vivere in continua. E fuori si vedeva niente, certo si vedeva una donna, una bambina che non trattava di amare nessuno, che non mortificava nessuno, che non dava amarezza a nessuno, che non dava disturbo a nessuno, e diceva: Maria va a vediamo, sì, Maria spazza al refettorio, sì, basta. Quindi lo dice: mazza che brava che è sta ragazza, cioè sicuramente lo diceva, questa è una brava bambina, che dove educata, insomma, pure di volta, quindi questo, cioè, nessuno si rendeva conto di chi ci aveva davanti sul serio, perché era tutto quanto nascosto. Ma sapete che noi Maria, Marta, Ianna in ebraico, Marianna significa mare, mare di amarezza, è una delle etimologie, ma comunque mare, no? Chiamata anche stella del mare, capite? Dio ha donato le grazie, cioè, ha donato le grazie, diceva Conforti, l'ha chiamato il mare,
ha radunato le grazie e le ha chiamate Maria. Voi sapete che il latino è un gioco di accenti, perché mare, in latino si dice Maria, capite? Maria cambia l'accento e diventa Maria. Sono i giochetti del latino. Allora, io sentivo il suono misterioso del volere divino che mi chiamava il suono del campanello. Quando andare in seminario suonava la campana, diceva la campana, diceva ora della messa, ora dei vespri, capite? Le comunità religiose, quando ora di pranzo suona il campanello, quando ora suona il campanello. Che sentivo? Il suono del campanello? No, noi sentivo un Dio che mi chiamava, adesso è ora di mangiare, adesso è ora di andare a pregare, capite? Ma non è uno scherzo questo. Quindi per me il campanello, la regola superiore, le mie azioni, erano gioie e feste che mi bandiva in fiera. Attenzione, gioie e feste. Tutte le cose che facevo mi portavano gioie e feste. Capite qual è il segreto della felicità? E perché si può essere felici anche se uno sta in croce? Devo andare a lavare i piatti? Se io questa cosa la vivo, la percepisco, volontà di Dio, mentre lavo i piatti, io penso che sto obbedendo al Signore. Fare questa azione genera dentro la tua anima gioia e felicità. Se ti pia un tumore, facciamo che pigli a me, così nessuno fa gesti automatici, eccetera, eccetera, e tu lo vivi in questo modo, tu quando stai a letto dell'ospedale e ti devono fare il puntale sul midollo, ti devono fare la chemioterapia che ti vomiti tutto l'umidabile, ti diventi pelato e stai male, tu dici: sto letto, si chiama Divina Volontà, io sto obbedendo a Dio adesso, offrendo queste sofferenze, perché mi chiede questo adesso, c'ha bisogno delle mie sofferenze, e io glielo do volentieri con tutto il cuore. E tu sei felice pure se c'è il tumore dentro un letto d'ospedale con la chemioterapia. Capito? Ecco perché il segreto, che capite, chi campa così, qualunque cosa succeda nella vita, fosse anche la più brutta, la più dolorosa, non vacilla, non cade. Ecco. Perciò io nascondevo tutto nel mare immenso del Fiat divino, non vedevo altro che il mare di volontà divina, e perciò tutte le cose mi portavano gioie e feste. Ma guardate, questo vale per tutti, questo comincia, se tu vuoi, la mattina quando apri gli occhi e la sera prima che dormi, e prosegui pure la notte con quello che ti sogni, se entri in certe ore. Se campassero così, dice la Madonna, nelle anime consacrate, quindi anzitutto nei conventi, ma questo vale anche per le case, questo vale per i luoghi di lavoro, questo vale per le parrocchie, col vostro. Ma come sarebbero tutti felici? Convertirebbero le comunità, le comunità parrocchiali, le famiglie, in tante famiglie celesti, e popolerebbero la terra di tante anime sante. Pare che tutto quanto il male che noi vediamo nel mondo deriva soltanto dal fatto che non si canta così, l'uomo dice: faccio come mi pare, decido io, faccio io. Abbiamo prega con lavori che produciamo dalla mattina alla sera, tutto il male che c'è in giro, le sofferenze gratuite, i disordini, le violenze, qualunque cosa. Proviamo a guardare le cose con questo schema. Tutto dipende dal fatto se tu fai quello che vuole Dio, se fai come ti pare. Io non voglio mica giorni lontano, ma ricordate che il motto del fondatore del satanismo contemporaneo, satanismo, quindi un matto indemoniato, che Aleister Crowley, era: fai quello che vuoi. Non è la cura Satana, non è fai e trasgredisci i 10 comandamenti. Il motto era: fai quello che vuoi. Cioè il principio satanico, cioè la produzione universale di male, deriva dal fare quello che ti pare. Che è ciò che la maggioranza degli uomini pensano: magari potessi fare sempre tutto quello che mi pare, quanto sarei felice. Questo è un inganno, questo qui, capite? Il diavolo campa negli inganni, gli inganni vanno smascherati. Cioè, non è fai quello che vuoi, ma fai quello che Dio vuole. Cioè, quello che vuoi tu lo devi fare mai. Cioè, i grandi santi arrivano ad avere timore di fare la propria volontà.
Quindi quando io sto così, pensate, quando si decide una cosa, assemblea di mondo video, i consigli pastorali, a volte, ah, si deve fare così, ah, deve fare così, sapete, cioè, quando si vuole, è meglio fare quello che vogliono gli altri, cioè non c'è proprio una cosa di vita o di morte, è meglio fare tutto quello che così mortifichi la tua volontà e cresci nella coscienza di tua volontà. Pensate a tutti quanti litigi familiari, avvengono, l'eredità, le cose, eccetera, eccetera, perché? Perché però a me sta bene, è sempre questo. Provate a riflettere, capite? Perché io dico sempre ai ragazzini, anche ai ragazzoni, come siete voi, ragazzoni, non siete grandi, che il nostro Signore, quando andiamo dall'altra parte, prima di chiederci quello che hai fatto, chiede: tu questo l'hai fatto funzionare, tu ti funziona questo, ti funziona il cervello. Questo è il nostro potere grave. Perché siccome non siamo come gli animaletti, che ci sono soltanto distinti, ma il cervello ce l'abbiamo, non averlo fatto funzionare e non porsi certe domande, questo è un problema grosso. Perché è chiaro che se non ti poni queste domande, tu arrivi a 90 anni, che hai fatto una vita trucida, balorda, perché? Perché hai fatto sempre come ti pareva, non ti sei mai fermato a chiederti, ma siamo sicuri che questa è la cosa giusta? E questo tu lo devi fare. Tu devi interrogare se è tutto storto, non puoi sempre prendere col padre Eterno e dire: ah, ma storto perché il padre Eterno non mi aiuta, perché pure lui deve fare quello che vogliamo noi. Qual è la preghiera della grande maggioranza delle persone? Si va davanti al nostro Signore a fare l'elenco delle richieste, delle cose che lui deve fare per me, e guai a lui se non le fa, e guai a lui se non le fa, come dico io, e subito, perché se ritarda un po' è un problema. Noi con il padre Eterno facciamo questa cosa, non soltanto nei rapporti con il prossimo. Capite che grande inganno che ci sta? Il demonio è il re degli inganni, il padre della menzogna. Gli uomini non fanno disastri perché sono bestie rare, cattive, ma perché sono tutti ingannati. E dall'inganno come si esce? Te devi mettere seduto e devi pensare bene, utilizzando bene il cervello. Quando uno sente delle comunicazioni di questo genere, è chiaro che dopo deve pensare. E deve pensare: ma sarà vero o non sarà vero? Ma sarà così o non sarà così? Con calma, è il segreto del proprio cuore. Ecco, ricordiamo che la divina volontà è la pacera delle anime, la forza, il sostegno, dei sacrifici di tutti. E non è la grandezza dell'ufficio negli occhi di Dio importante, ma sta nel compiere la volontà di Dio, qualunque sia la cosa che vuole che lo faccia, piccola o grande che sia. Siamo dati Gesù e Maria.